Il nostro viaggio in Sicilia ci porta oggi nella splendida Torre del Lauro. Torre del Lauro è insieme a Marina e a Canneto una delle frazioni costiere di Caronia. Delle tre è sicuramente la più scenografica e selvaggia dal punto di vista naturalistico. Poiché il suo paesaggio si caratterizza a sud per la rigogliosa macchia mediterranea, che via via diventa fitto bosco di sugheri, ed a nord per le spiagge rocciose di origine vulcanica, e per il mare cristallino, che qui assume intense tonalità di blu. Oggi è principalmente meta di visitatori e vacanzieri provenienti da ogni dove. Che trovano in Torre del Lauro la meta ideale per il proprio relax e per il proprio svago. La frazione deve il suo nome alla torre di avvistamento in pietra seicentesca, oggi divenuta abitazione privata, che insieme ad altre omologhe posizionate sulla costa siciliana più o meno a 10 km di distanza l'una dall'altra costituivano un valido baluardo contro le invasioni piratesche. Ma deve il suo nome anche alla pianta del lauro, l'alloro, dai molteplici usi e dai variegati impieghi, dalla medicina alla religione, che in questo territorio era presente ed abbondante sin dall'antichità. Un luogo che ci ha arricchito, emozionato. Che dire poi, il suono del mare, infrangendosi contro gli scogli, crea il suono ideale, rendendo quegli attimi indimenticabili. Torre del Lauro, la più scenografica e selvaggia frazione di Caronia dal punto di vista naturalistico.